Perché Francisco Franco è rimasto al potere dopo la Seconda Guerra Mondiale? Domanda legittima, considerando che il suo regime ha ricevuto un grande sostegno da parte di Germania e Italia. Ed è vero, la Spagna non ha partecipato direttamente al conflitto mondiale, ma ha sostenuto le potenze dell'asse inviando corpi di volontari, anche se dopo il conflitto Franco cercherà di riallacciare in un qualche modo i rapporti con gli alleati, anche se Francia e URSS chiederanno un intervento militare diretto per abbattere il regime di Franco. In particolare la Francia, dopo che lo stesso Franco giustiziò un membro della resistenza francese, Cristino Garcia, per questo chiedevano a caso l'introduzione di un governo democratico. Tutto questo gli USA preferivano chiudere un occhio e pensavano che un po' di anticomunismo era necessario. Il Regno Unito si opponeva a un cambio di regime perché pensava che ciò avrebbe portato ad una seconda guerra civile e più tardi avrebbe portato al potere un governo comunista.